Good morning Genova, benvenuti in questa nuova rubrica sul mondo del vintage e della moda che chiameremo Vintage Life 2.0. Serviva un nuovo DPCM del governo affinché questa rubrica ricominciasse, ma ce l'abbiamo fatta. Questa nuova rubrica avrà un tema leggermente diverso rispetto a Vintage Life, nel senso che andremo ad analizzare nello specifico la storia di alcuni capi iconici. Avevamo già iniziato a farlo, ad esempio per quanto riguarda la maglietta a righe, piuttosto che i jeans, ma in questo nuovo spazio vi voglio raccontare sempre più la storia di capi che quasi tutti noi abbiamo nell'armadio oppure abbiamo indossato in gioventù. Inizia la prima puntata di Vintage Life 2.0 con la storia del maglione a collo alto del Dolce Vita. Si avvicina la stagione fredda. Forse, vediamo cosa succederà. Ed ecco che tornano negli armadi i famosi maglioni a collo alto. In Italia il classico maglione a collo alto deve il suo appellativo al film La Dolce Vita di Federico Fellini. Leggenda narra che il nome derivi proprio dalla scena finale del film La Dolce Vita, in cui Mastroianni indossa una camicia scura e un foulard a collo alto e che, se osservati da media distanza, appunto magari al cinema, sembra un maglione a collo alto. Non abbiamo notizie certe circa l'invenzione di questo capo di abbigliamento, anche perché appunto, magari si faceva già in casa con i ferri, chissà da quanto tempo, ma si dice sia emerso verso la fine del XIX secolo come uniforme sportiva oppure come parte dell'abbigliamento navale o scolastico in tantissime parti del mondo. Alcune fonti riconducono la nascita del Dolce Vita al gioco del polo inglese, quando verso la fine del 1800 i giocatori, per ripararsi dal freddo, chiesero di alzare il collo delle maglie indossate durante le partite, chiamando poi questa nuova, diciamo, maglietta, questo nuovo capo, polo neck. Ma a trasformare il collo alto in un indumento intellettuale è stato il drammaturgo Noel Coward negli anni 20. Appannaggio inizialmente del solo abbigliamento maschile, per vederlo indossato da una donna dobbiamo attendere il periodo del post-seconda guerra mondiale e appunto con tutte le battaglie per l'emancipazione femminile. Alla fine degli anni 50 il Dolce Vita si trasforma proprio in un simbolo di parità sessuale, fino a diventare il simbolo della corrente dell'esistenzialismo, grazie alla cantante francese Juliette Gréco, amica di molti intellettuali parigini dell'epoca. Yves Saint Laurent, in quella che poi sarà l'ultima collezione, scusate, per Christian Dior, lo ha abbinato in modo controverso con una giacca di pelle bordata in visone. Negli anni 70 il collo alto diventa il capo must-have del movimento femminista, che lo usa rivendicando il diritto appunto di essere ascoltate per quello che le donne hanno da dire e non piuttosto per il loro aspetto. Il decennio successivo, ovvero gli anni 80, vedono il Dolce Vita indossato da tantissimi esponenti della scena artistica, come Diane Keaton o Andy Warhol. Negli anni 80 e negli anni 2000 questo capo di abbigliamento vede un po' un suo ritorno, diciamo, a stare chiuso nell'armadio, mentre torna prepotentemente sulle scene sia delle passerelle che nei negozi per noi comuni mortali in questi ultimi anni. E pensate che appunto per la stagione autunno-inverno 2020-2021 risulta essere uno proprio dei must-have di questa nuova stagione. E voi lo indossate il Dolce Vita? Ci vediamo alla prossima puntata di Vintage Life 2.0. A presto!